brand Giro d'Italia e il brand Italia, in questo caso, si associano anche in un valore ambientale, se vogliamo. Penso che la sostenibilità sia un valore che volete aggiungere, anzi, diciamo più che aggiungere, sottolineare ed enfatizzare per i prossimi giri. Sì, è il classico esempio di una cosa che è vecchia, ma proprio perché è vecchia non è mai stata così di attualità. Il Giro d'Italia è una corsa di biciclette. Nasce e trova i suoi anni di maggior gloria negli anni in cui tutta l'Italia andava in bicicletta. Poi l'italiano ha cominciato ad andare prevalentemente in macchina o in moto o con altri strumenti. Oggi torna di prepotente attualità la bicicletta come strumento di fruizione del proprio territorio, di spostamento. È uno strumento, è una modalità economica, innanzitutto, e di questi tempi non fa assolutamente male. È salutare, è sostenibile per sé, ma è sostenibile anche per gli altri, perché non fa bene solamente a chi la utilizza perché si tiene in movimento, fa bene anche a tutti quelli che ci sono attorno, perché meno inquinamento, meno stress, meno traffico, meno ore di tempo impiegato per Più fare gli divertente. spostamenti, e oltretutto è anche un po' più divertente. Per cui la promozione della bici attraverso il ciclismo, quindi attraverso il giro e il rispetto del territorio che ne deriva, sono stati connaturati al DNA del giro dal primo giorno, semplicemente ce l'eravamo un po' dimenticati forse.